Vice sindaco, insieme con consiglieri comunali, sindacalisti, tutti uniti per dire no al taglio al trasporto pubblico. Soprattutto per informare la cittadinanza per quello che potrà accadere da ottobre, perché se non cambiano le condizioni, quindi se la regione Zaia non mette 35 milioni di euro che ha tagliato, il trasporto pubblico subirà un drastico ridimensionamento. Stiamo parlando di tagli nelle corse nell'ordine del 10-15% minimo, necessità di aumento delle tariffe e il peggioramento della qualità del trasporto in città, perché dopo si correrà tutti quanti molto più ammassati, quindi condizioni assolutamente non accettabili per una città moderna, un aumento dell'inquinamento delle nostre città, ed è un paradosso perché l'unica politica ambientale, quindi di disinquinamento, che rischia di essere fatta è quella che peggiora le condizioni ambientali. Per questo abbiamo scelto la strada di informare i cittadini, di coinvolgerli, anche avvieremo anche una raccolta di firme, perché la regione deve essere consapevole, come tutti noi, dei danni che si provocano alle città. Il trasporto pubblico non è una condizione, come dire, romantica soltanto per portare gli studenti, è una condizione di efficienza delle città. Abbiamo investito molto in questi ultimi anni, abbiamo realizzato una linea tranviaria, vorremmo continuare in questa politica perché cambia la qualità delle città. È impensabile che si arrivi a un taglio che ci porta in Africa, noi vogliamo andare verso il nord Europa.